Anche oggi libero mail Virgilio giù, perché non funzionano e quando finiranno i problemi ancora problemi per libero mail Virgilio. Ancora oggi i servizi posta elettronica non funzionano, gli utenti non possono accedere alla propria casella di posta, scaricare vecchie email o inviarne nuove. Già nella giornata di ieri si era verificato un disservizio dovuto ad operazioni di manutenzione. Valerio Berra nel pomeriggio libero mail e Virgilio mail continuano a non funzionare e continua il disservizio del servizio di posta elettronica iniziato oggi, 15 giugno, a partire dalle 7:00 del mattino. Secondo il portale Dawn Detector, il ribasso è iniziato intorno a 6,50. Poco dopo le 9 il portale ha raggiunto un picco di 1.800 segnalazioni in circa 15 minuti. Nelle ultime ore le segnalazioni sono continuate ad arrivare, anche se in quantità minori. Su questo portale lo stato delle segnalazioni non coincide esattamente con quello dei problemi spesso, infatti, i picchi corrispondono ai momenti in cui gli utenti si accorgono di non poter più accedere al servizio. Dalle segnalazioni finora pervenute sembra che il codice di errore comparso agli utenti che hanno provato ad accedere fosse error 500. Al momento il servizio è sospeso. Come recita un comunicato ufficiale dell'azienda, purtroppo nelle ultime ore siete riscontrare instabilità nella tua infrastruttura di posta elettronica, costringendoci a sospendere temporaneamente il servizio. Già ieri il servizio aveva dato problemi, anche se ancora non paragonabili al downtime che tra gennaio e febbraio aveva bloccato Libero Mail e Virgilio Mail per diversi giorni. Cosa sta succedendo a Libero e Virgilio? Aggiornamenti sul ripristino del disservizio Italia Online. La società che gestisce i due servizi ha pubblicato solo in tarda mattinata comunicato stampa ufficiale. Nella notte tra 13 e 14 giugno è stato effettuato un programmato intervento manutenzione evolutiva Libero Mail Virgilio Mail, riguardante la delle caselle postali dei servizi ad esse collegati. L'intervento ha richiesto più tempo del previsto, servizio è stato gradualmente riattivato nella tarda mattinata, mentre nel primo pomeriggio tutti gli utenti hanno potuto tornare ad accedere alle proprie caselle posta nella loro piena funzionalità. Purtroppo negli ultimi poche ore si sono verificate delle instabilità nell'infrastruttura posta elettronica, costringendoci a sospendere temporaneamente servizio. I nostri tecnici sono al lavoro 24 ore su 24 per riportare servizio alla sua consueta piena funzionalità nel più breve tempo possibile. Manterremo i nostri aggiornati utenti in tempo reale su tutti i nostri canali digitali. Per rimanere aggiornati sulle informazioni fornite da questo provider, sono diversi i canali a cui gli utenti possono fare riferimento. C'è il profilo Twitter Italia Online e la pagina Facebook di Italia Online. Per ora, però, l'unico aggiornamento su questi profili è il lancio di un servizio dedicato alle aziende. Se vuoi monitorare i comunicati,